In queste giornate così lunghe, a volte anche così noiose, dove tutto si ripete uguale giorno dopo giorno, sembra che non ci siano degli appigli per capire la differenza fra una giornata e l'altra. Mi sembra importante fare una piccola riflessione per continuare a guardare avanti. E questa riflessione mi viene da una delle foto più importanti che abbiamo del nostro pianeta Terra, che è la foto dell'alba della Terra, la Terra vista dalla Luna durante la missione Apollo 8, quando gli astronauti per la prima volta, andando attorno alla Luna, videro la Terra, fecero questa foto che è rimasta importantissima. E quella foto ci indica la bellezza di questo nostro pianeta. Ma esiste un'altra foto che è ancora più importante per me, ancora più utile per capire chi siamo e cosa stiamo facendo, che è la Pale Blue Dot, pallido pallino blu. E Pale Blue Dot fu una foto fatta nel febbraio del 1990 dalla sonda Voyager 1, prima che si allontanasse verso i confini del nostro sistema solare. E ci mostra una terra persa in questo nero universo. E fu una foto importantissima perché per la prima volta capimmo quanto siamo speciali in questo universo, perché siamo lì tutti aggrappati a questo piccolo pallido pallino blu. Carl Sagan, che era un astrofisico importantissimo, ma anche uno degli scienziati impegnati con la missione Voyager 1, coniò il nome Pale Blue Dot, pallido pallino blu, e anche pensò delle parole che sono rimaste immortali e vorrei condividere con voi oggi. Guarda, guarda ancora quel puntino, quello è qui, quello è casa, quello siamo noi. Su di esso tutti quelli che ami, tutti quelli che conosci, tutte le persone che sono mai esistite hanno vissuto la loro vita. L'insieme di tutte le nostre gioie e sofferenze, migliaia di ideologie, dottrine economiche, religioni. Ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e ogni poveraccio, ogni giovane coppia innamorata, ogni padre e madre, ogni bambino pieno di speranza, ogni inventore ed esploratore, ogni maestro di valori morali, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni leader supremo, ogni santo e ogni peccatore nella storia della nostra specie ha vissuto lì, su un granello di polvere, sospeso su un raggio di sole. E queste parole per me sono estremamente importanti, soprattutto oggi, in questo momento difficile, dove questo coronavirus ci costringe a casa, dove sembra che dovremmo ripensare il nostro stesso modo di esistere. E io mi auguro, e mi auguro veramente che anche grazie a immagini bellissime come Pale Blue Dot, come l'alba della Terra, noi come genere umano riusciremo finalmente a capire che dobbiamo vivere in sintonia con questo nostro pianeta. E se vogliamo avere un futuro che abbia un senso vivere e che sia dignitoso, beh, insomma, in qualche modo dobbiamo darci da fare ed esistere come uno dei tanti animali su questo nostro pianeta che per noi è così prezioso.